Sì, c'è un sentimento di rabbia, di dolore, di sgomento, è una tragedia che colpisce questa città, in particolare Bagnoli. Veramente non abbiamo parole, faremo di tutto per ricostruire Città della Scienza. Domani spero che ci sia subito un tavolo per capire l'entità del danno, capire soprattutto quali sono state le dinamiche e se ci sono responsabilità di trovarle subito, perché non vogliamo che questo diventi un altro cimitero in un angolo importante della nostra città. Città della Scienza è un'eccellenza, un fiore all'occhiello di Bagnoli e dell'intera città. Noi ci batteremo affinché venga ricostruito al più presto e voglio esprimere anche la mia solidarietà a tutti i lavoratori che in questo momento logicamente sono in sofferenza, e così come i cittadini che abitano qui nei dintorni, che hanno le case in pericolo, e faremo di tutto per assicurare a ognuno quello che hanno di bisogno. Sia la polizia che i vigili del fuoco, la gente non si esprimono perché la priorità ora è spegnere le fiamme, poi dopo si faranno tutti gli accertamenti, ma noi ci batteremo affinché la verità venga scoperta più presto.